L'associazione Aido Mesoraca, diciamo, che colpisce ancora con questa terza edizione, diciamo, questo terzo torneo di calcio, appunto, che tramite il quale, insomma, si cerca sempre di, comunque, di sensibilizzare. Certo, questo è il terzo appuntamento che facciamo e organizziamo qui a Mesoraca come gruppo Aido. Lo facciamo unicamente per continuare ogni qualvolta si fanno queste cose per sensibilizzare la nostra comunità sulle tematiche dei trapianti e della donazione degli organi. C'è stata una grande partecipazione delle associazioni quest'anno, abbiamo invitato anche gli sbandieratori per dare ancora maggiore folklore alla nostra iniziativa in modo tale che abbia una maggiore e capillare diffusione a Mesoraca. Lei si occupa anche, diciamo, di dare una mano a quello che è la vita di questa associazione. Sì, certo, è un'associazione che è nata, insomma, con noi, fondata da noi, è cresciuta nel tempo, cresciuta negli anni e sicuramente iniziative come quella di oggi contribuiscono in modo più significativo a diffondere quello che è la cultura del dono, ecco, perché il nostro principio è questo, diffondere la cultura del dono, abbattere quelle barriere che ci sono state finora. Di associazioni come l'Aido ne stanno comunque nascendo nel crotonese? Certo, come ti dicevo, nel mese di giugno a Santa Severina, fra non molto costituiremo lì il gruppo Aido di Santa Severina con gli organismi che gli competono e mi auguro che quest'anno continueremo sulla stessa scia dell'anno scorso dove abbiamo costituito i gruppi a Melissa, a Ciro Marina, a Caccuri con grande entusiasmo perché donare è soprattutto una cosa importante che possiamo fare noi stessi senza liberamente la nostra terra ricordata sempre anche a livello nazionale per aspetti negativi a Mesoraca e non solo nel comprensorio stiamo raggiungendo livelli numerici molto, molto positivi. A Mesoraca ricordo abbiamo avuto 5 ragazzi che sono andati via, ci hanno lasciati e sono diventati donatori. Questa è l'occasione giusta facendo questa partita del cuore per ricordarli ancora per l'ennesima volta. Grazie. Bene, Sindaco, l'Aido è un'associazione che a Mesoraca funziona molto bene grazie a Franco Rende. Sì, è una realtà positiva di questa cittadina, grazie a Franco ma grazie anche ai suoi collaboratori. Sono un bel gruppo che sono partiti qualche anno fa con la collaborazione del Comune di Mesoraca, rappresenta una realtà positiva del nostro territorio. Ci sono tanti iscritti, la dimostrazione, l'iniziativa di oggi è qualcosa di straordinario, la gente partecipa, li rispetta, li stima, perché no, quando decidono di fare qualcosa siamo sempre pronti e disponibili.